Ciao a tutti amori miei e ben ritrovati come sempre nella mia cucinetta piccoletta piccoletta ma piena d'amore. Ciao belli di casa, ben ritrovati nella cucina popolare, la cucina di tutti. Chi guarda il mio canale può replicare i miei piatti senza alcun problema e con qualche trucco in più e tanta soddisfazione. Oggi andiamo a fare uno dei prodotti più buoni in assoluto al mondo, che è l'anduja. Come si prepara un piatto di pasta con l'anduja? Io ho visto in giro per il web tante cagate. Nel senso, con tutto il rispetto per gli altri, però, ragazzi miei, che fate la pasta mettendo l'anduja a tocchi e a chili, coprendo così il sapore di tutto quello che avete fatto, quindi dell'aglio, del pomodoro, del basilico, di qualsiasi cosa avete messo in padella, se mettete 50 kg di anduja andate a coprire tutto. Allora fatevi una bruschetta con anduja e state a posto così. L'anduja va selezionata e usata nella giusta dose perché deve arricchire il piatto, non lo deve cancellare. Andiamo a vedere come si fa la mia pasta con pomodori secchi, anduja e ricotta salata. Allora, prima di tutto mettiamo 6-7 pomodori secchi in acqua calda, così li resuscitiamo, gli diamo l'idratazione giusta per cucinarli. Poi passiamo rapidamente alla pasta all'uovo. Iniziamo a fare la pasta all'uovo. Io uso farina 00 senza nessun problema. Potete usare ovviamente quella di semola, ma per una porzione sola, insomma, non ci facciamo tanti problemi. 100 g di farina e mettiamo un uovo, che sia fresco ovviamente è meglio, senza sale, perché il sale annerisce l'impasto. Questa è una cosa molto importante. Sbattiamo fino ad ottenere un impasto liscio ed omogeneo. Allora, ecco la pallina ottenuta, bella morbidona, ma non appiccica le mani. Adesso andiamo a lavorarla. Prima di metterla nella macchinetta per farla più sottile, diamo una schiacciata grossolana con le mani e infariniamo bene sia il lato destro che quello sinistro, quello sopra o quello sotto, chiamatelo come volete, insomma fatelo venire un po' così, così vi aiutate e non spaccate la macchina, sia che sia quella a mano o quella a macchinetta con il motore, ok? Allora, ogni volta che voi iniziate ad appiattire l'impasto, andate con la misura più larga, date 3 botte con la misura più larga e poi abbassate la misura. Quindi la fate un po' più sottile, fino ad ottenere la misura desiderata. Però per ogni misura fatelo passare 3 volte. Una volta raggiunta la misura desiderata, date una botta di farina sopra per non farla troppo bagnare, perché poi man mano che voi la fate sottile si bagnerà sempre di più, no? Quindi mettete un po' più di farina alla volta, così la pasta è troppo lunga, ok? Quindi vi servirà un forchettone per tagliare la pasta così. Allora, che cosa dobbiamo fare? La tagliamo a metà per trovare la misura giusta, così la tagliamo a metà e la faccio seccare, la stendo. Quindi se avete uno stand di pasta è molto più pratico, altrimenti usate il classico manico di scopa. Dopo che è stata stesa una mezz'oretta, la pasta è pronta per essere trasformata in tagliolino. Andiamo a tagliolare, così. Il momento che mi piace di più questo, perché l'uscita del tagliolino è profumata, guardate qua, guardate che bellezza che è, mamma mia che spettacolo, che odore. Allora, qui la pasta è pronta, eccola qui, 2 porzioni con uovo ci vengono benissimo, ma io me la mangio da solo. Quella che viene spezzettata non la buttate, perché potete farci un bel brodino, una pasta e patate per vostro figlio, che io farò oggi. Allora, adesso facciamo sul serio. Olio extravergine in padella, deve essere abbondante, ci deve essere perché l'olio fa bene. Mettiamo uno spicchio d'aglio tritato, tract, così, e iniziamo a soffriggere pian pianin. Quando l'aglio inizia a soffriggere, mettiamo i pomodori secchi ravvivati e tritati al coltello. Che spettacolo, che odore che hanno i pomodori secchi, io li adoro in tutte le versioni, in tutte le salse. Vado a mettere foglie di basilico, così fresco, e anche un pezzettino di gambo, comunque sia, è tutto sapore. Continuiamo a soffriggere insieme, sempre a fuoco medio-basso. Passato un minuto, vado a mettere un cucchiaio di concentrato di pomodoro. Con il concentrato di pomodoro
vado ad allungare con l'acqua dove i pomodori secchi si sono riavvivati, ok? Metto dentro, del tutto sapore, non buttiamo niente, questa è la cosa basilare nella mia cucina, non si butta assolutamente niente. Mettiamo sale, non tantissimo, attenzione perché l'anduja è saporita, quindi un pizzicotto di sale. Se volete potete mettere il peperoncino, ma io non ve lo consiglio perché l'anduja già la fa da padrone. Metto un po' di pepe grattugiato fresco e continuiamo. Allora, il pomodoro è quasi cotto, è il tempo dell'anduja, non tantissima, non fate come gli altri che sbagliano che l'anduja deve essere tanta, tanta e tanta, sbagliatissimo. L'anduja deve arricchire e impreziosire la ricetta, non la deve sovrastare e ammazzare tutti i sapori. Quindi si deve sentire il pomodoro secco, si deve sentire l'aglio, il basilico e anche l'anduja. Quindi nella giusta dose può essere un prodotto di altissima qualità in un piatto di pasta. Se ne mettete troppo e allora diventa fastidiosa e io non voglio che succeda questo. Pochi secondi e si spegne, perché l'anduja non va cucinata, non ha bisogno di essere cucinata, ok? Quindi dal momento in cui la mettiamo dentro, pochi secondi e si spegne, e accompagniamo con altre foglioline di basilico fresco, così a fuoco spento. Allora, io quando cucino i tagliolini metto anche un goccino di olio extravergine nell'acqua di cottura, non è una cosa essenziale, è una cosa mia, diciamo più di superstizione, perché mi è sempre andata bene. Vado a mettere dentro i tagliolini, veramente hanno neanche 2 minuti di cottura, pasta fresca, pasta buona, e sappiamo cosa c'è dentro perché abbiamo fatta noi. Allora, a fuoco le padelle, si passa la pasta nella salsa, guardate qua che bei colori, che bella unione, qui c'è l'Italia ragazzi, qui c'è l'Italia, che bellezza, mamma mia. Ci metto anche un po' di acqua di cottura che ci aiuta sempre a far bella figura, così, e fuoco a palla. Allora, io non vi posso descrivere i sapori che vengono perché non si possono descrivere, potete venire a casa mia, però vi dico, è qualcosa di da sturbo, è orgasmo culinario allo stato puro. Guardate qua, guardate che robetta. E non è finita, adesso spegniamo il fuoco e c'è la pioggia di ricotta salata, mamma mia, così. Quindi induia, ricotta salata, e per quello che vi dico, state attenti con il sale. Andiamo a mescolare tutto. Mamma che odore che sale su con la ricotta, ragazzi, mi viene da ridere perché è veramente troppo. Questo è un piatto della signora Maria, un piatto della Madonna, un piatto che se vai al ristorante ti fanno papa. Guarda qua, guarda che bello, spettacolo. Allora, pronti per l'impiattamento, facciamo un bel nido, così, che poi a noi del nido solitamente ce ne può fregare di meno perché questo non è il canale gourmet, questo è il canale della praticità. Quindi io metto 2 nidi, così diventa un po' più roba nostra, roba buona, quella che ci gusta. Andiamo a mettere i pomodori secchi sopra, così, e concludo con la fogliolona di basilico perché ci sta. Ragazzi miei, questa è la mia pasta con l'anduja. Allora, cuccioli piccanti, guardate qua che robetta, la ricotta salata ha dato la cremosità eccessiva a questo piatto spettacolare, l'odore dell'anduja si sente ma non sovrasta, e i pomodori secchi vanno ad arricchire il basilico. Ragazzi, viva l'Italia! Il piatto è bello, sì, ma io godo solo se mangio in padella. Wow, e poi in padella rimane proprio il buono, la maggior parte della salsa, no? Quindi vi do un consiglio: se fate da mangiare per 10 persone a casa, servitevi per ultimi perché mangerete meglio. Guardate qua che roba. Ciao, cuccioli belli, io spero di avervi aiutato con questo prodotto qui, perché merita rispetto. Mamma mia che buono, mamma mia, col pomodoro rosso, col pomodoro secco, scusate, è qualcosa da sturbo.
perché si sente il piccantino, il sapore dell'anduia, la ricotta, tutto nella giusta dose. Non si può spiegare. Per questa ricetta qui serve una pasta all'uovo, secondo me, e secondo me merita talmente tanto rispetto che perdere 5 minuti per farla in casa veramente ne vale la pena. Vi do l'appuntamento alla prossima ricetta, condividete e mi fate un favore enorme: se avete qualche dubbio, chiamatemi, io tanto rispondo sempre.